Non solo la presentazione del libro, ma anche l'occasione per discutere di una problematica sempre di piena attualità, il fenomeno della violenza sulle donne, il tutto alla presenza di esperti in materia. Erano in tanti a Nocera Inferiore alla presentazione del libro Una donna tra due mostre di Sabrina Lenzini e Marcello Morgera. Ma chi si avvicina alla lettura di questo romanzo, diciamo già dalle prime pagine comincia a nutrire un sentimento di forte rabbia che non migliorerà, diciamo, nel corso del romanzo, perché quello che hanno fatto Sabrina e Marcello è di riportare in maniera molto veritiera quello che accade di recente anche molto spesso. All'evento, tenutosi presso la biblioteca comunale di Corso Vittorio Emanuele e patrocinato dal comune di Nocera Inferiore, erano presenti l'assessore alle politiche giovanili e culturali Federica Fortino e il consigliere comunale Umberto Iannotti, la regista Simona Tortora. Cioè, ti porta alla lettura del capitolo successivo, perché si è lì proprio in trepida palpitazione, si chiede che cosa succede, che cosa porterà alla fine di questo romanzo, che cosa ci si aspetta. È intervenuta la dottoressa Carmela Falcone, psicologa e psicoterapeuta, ed è stata proprio lei che è andata ad approfondire la tematica della violenza sulle donne. Tema sempre di pregnante attualità, con casi di morti rosa che non accennano a diminuire. Attenzione forte, inoltre, al momento delle letture a cura dell'attore Giuseppe Citarella. Tra Nocera e il Napoletano, in qualche modo, per cui viene menzionato molto spesso Nocera.